Eccomi qua. Ehi, Obama, ciao, sono il tuo amicone, il Berlusca. Uè, ciao Silvio, come stai? Non troppo bene. Ti ho chiamato appunto perché avrei bisogno del tuo aiuto. Dimmi tutto, vecchio sciupa escort. Il problema è che ho perso il mio cagnolino Dudu. Non riesco più a trovarlo. E Francesca mi ha chiuso fuori di casa per punizione. Volevo chiederti se potevi mandarmi in soccorso qualcuno dei tuoi militari, esercito, CIA, FBI, Marines, insomma qualcuno che abbia i mezzi per rivoltare tutto lo stivale e aiutarmi a trovare questo maledetto cane. No, mi dispiace Silvio, ma non posso fare nulla. Attualmente l'esercito mi serve per fare gli interessi degli Stati Uniti. Ma come, Cribio? Un favore ti sto chiedendo, in nome della nostra antica amicizia. Aggi le mani legate, o sai che se hai bisogno di una mano per trapanare qualche puttanella sono sempre disponibile. Ma cosa direbbe l'opinione pubblica sapendo che ho mandato l'esercito in Italia per trovare il tuo cane, scusa eh? Sì, vabbè, sempre il solito. Se c'è da chiavare gratis, mi atterri in giardino con l'aereo. E se si tratta invece di trovare una pulciosa palla di pelo, non ci senti bene da quell'orecchio. Ma dai, non fare così. Sì, va bene, ho capito, a buon rendere. Lo sapevo io che non c'era da fidarsi dei musulmani. Cribio, che Obama sia diventato anche un comunista? Aspetti un momento, signor alieno. C'è un buon motivo per non disintegrarci tutti. Per esempio, per essere intervistato da me. Ho trovato lo scoop della mia vita. Allora, ci dica, signor alieno, da che pianeta proviene? Ci dica. Chi siete? Perché volete sterminarci tutti? Una certa Paola Poliseno sostiene di aver fatto del sesso con lei. È vero? Adesso basta, brutto sgorbio. La tua intelligenza è troppo limitata per comprendere le mie ragioni. Se non volete essere polverizzati tutti, portatemi immediatamente da chi comanda, dall'uomo più intelligente di questo pianeta. Spiegherò le mie ragioni solo a lui. Sienta a me, ma tu c'hai o pelo? Ma certamente, tesoro, che ce l'ho. E ho anche una bella sorpresa. Vieni con me.